Ciao a tutti, finalmente dopo tanto tempo ritorniamo con le vostre storie. Guarda, sinceramente io non ho capito bene questa cosa, a me sembrava un'idea interessante, e cioè parlare delle vostre storie, delle vostre esperienze. Infatti, come avevo detto all'inizio, quando ho creato questa playlist, l'idea era proprio questa, cioè che voi, che italiani che vivete in Brasile, oppure brasiliani che vivete in Italia, mandatemi le vostre storie in modo da condividere con gli altri la vostra esperienza, perché penso che sia una cosa molto interessante per chi è interessato a vivere o in Brasile o in Italia. Ma di più, cioè, non è fondamentale parlare del Brasile. Siete un italiano che vivete all'estero, vivete in Cina, in Danimarca, in Australia, dove volete. Mandatemi la vostra storia. Grazie al canale, grazie alla live, abbiamo avuto modo di conoscere molte persone, molti italiani che vivono all'estero. Quindi mandatemi la vostra storia, cerchiamo di condividere insieme la vostra esperienza all'estero, ok? Quindi io rinnovo ancora l'invito, siete italiani che vivete all'estero o anche brasiliani che vivete in Italia, mi mandate la vostra storia, la leggerò insieme a voi. Non abbiate paura, come dire, della privacy, faremo in modo che nessuno verrà a scoprire chi siete veramente, anche perché sinceramente non credo che il mio canale sia così famoso che tutte le persone vanno lì a vedere che cosa succede, che cosa sto facendo, cosa sto dicendo. Quindi, ripeto, a me farebbe piacere sapere la vostra esperienza all'estero, sapere come voi vivete, quello che avete passato, eccetera, eccetera. Ok? Quindi io rinnovo ancora una volta, mandatemi la vostra storia. Bene, detto questo, oggi appunto parleremo la storia di Giuseppe. Giuseppe è un italiano che mi ha mandato la sua piccola contribuzione poco tempo fa e oggi vedremo appunto quello che lui mi ha detto, quello che mi ha scritto. Ok? Andiamo a leggere. Ciao, mi chiamo Giuseppe e vivo in Brasile per 5 mesi all'anno e per fortuna il resto lo passo in Italia. Beato te, Giuseppe. Ormai da quasi 16 anni faccio questa vita per il semplice fatto che ho sposato una brasiliana, diciamo come la maggior parte degli italiani che vivono qua in Brasile. Al momento sono ancora qua in Brasile, ma il 20 di aprile parto e ritorno in Italia. Effettivamente devo constatare che la qualità della vita qui in Brasile è pessima sotto tutti gli aspetti, incominciando dalla popolazione che trovo estremamente maleducata. In 16 anni ho rischiato non so quante volte di essere investito sulle strisce pedonali e se possono cercano di infinocchiarti in tutti i modi possibili. E questo è vero. Ti porto solo due esempi. 3 anni fa, mentre ero in Italia, mi telefona mia moglie disperata perché era andata a fare una visita oculistica a San Giuseppe. E il medico, prima di uscire, le ha detto di prenotare la sua segretaria un'operazione del costo di 20.000 reais, pena la perdita della vista per un glaucoma. Al che, dato che il mese dopo doveva venire in Italia, le ho detto di non preoccuparsi e di aspettare che saremmo andati da un oculista italiano. E hai fatto la cosa giusta. Appena arrivata siamo andati e dopo la visita il medico italiano ha detto che per risolvere il suo problema di glaucoma basta un semplice collirio per abbassare la pressione dell'occhio, cosa che sta usando ancora adesso. Altro esempio, 5-6 anni fa dovevamo fare un viaggio in macchina e prima di partire lei cerca tutti i documenti e si accorge che mancava la tessera dell'assicurazione. Pertanto siamo andati dalla persona che gli aveva fatto l'assicurazione per la macchina e per farla breve, questo aveva pagato solo la prima rata e si è intascato il resto mandando in giro mia moglie senza assicurazione per tutto questo tempo. Senza parlare del loro livello culturale che mi ha lasciato allibito. Altro esempio, 2 anni fa erano venuti a trovarci in Italia una coppia di conoscenti brasiliani e siamo andati a Milano per vedere il Cenacolo. E mentre eravamo in attesa di entrare, ho chiesto se sapevano chi l'avesse dipinto. La risposta è stata Picasso. E pensa che questa è una persona che lavora in una banca. Io mi sono fatto un'idea dei brasiliani, che
Credo che loro sappiano benissimo che rispetto all'Italia e all'Europa sono in ritardo di almeno 2 generazioni, ma sono talmente presuntuosi che non lo ammetterebbero mai, e talmente ignoranti nei nostri confronti che rasenta il ridicolo. Il problema è che dopo 4 mesi non sopporto più il Brasile e soprattutto i brasiliani. Effettivamente, per vivere in questo paese bisogna esserci nato. Io per fortuna ho la possibilità di ritornare in Italia e ti garantisco che è sempre un grande sollievo. Ho un nipote di 6 anni e spesso gli rammento la fortuna che ha avuto di nascere in Italia, uguale a me. Ma quello che mi disturba di più della popolazione brasiliana è la loro grande presunzione che hanno. Sanno benissimo in che stato si trova il Brasile, ma non lo vogliono assolutamente ammettere, mia moglie compresa. Ogni tanto li faccio vedere qualche tuo video e devo ammettere che sei perfettamente obiettivo. Dice esattamente le cose come sono e come funzionano. Ma secondo lei stai parlando solamente male del Brasile? Beh, questo è normale. Continua a fare i tuoi video e spero che siano utili per chi abbia l'intenzione di venire a vivere in questo paese. Avrei molte altre cose da dire, ma mi fermo qui. Ti mando un caro saluto. Ciao Franco, ti ammiro per la tua obiettività. Beh, caro Giuseppe, cosa ti posso dire? Allora, per quanto riguarda tua moglie, diciamo, la capisco, perché mia moglie è uguale alla tua. Mia moglie praticamente non vede mai i miei video e lei è consapevole di tutti i problemi che ha il Brasile, di tutte le cose che non vanno bene, però non riesce a vedere i miei video perché anche lei pensa che io parlo solamente male del Brasile, mentre io racconto quello che realmente succede in questo paese. Quindi da quel lato lì, come dire, non preoccuparti. Per quanto riguarda la brutta esperienza, che però è finita bene con quel presunto oculista, lì è normale, e purtroppo non c'è niente da fare, è normale. Primo, dipende dalla scarsissima competenza dei medici brasiliani che hanno in generale, sto parlando sempre in generale. E poi, come appunto faccio notare, è che hanno questa mania di cercare di fregarti, ok, mettiamolo in questo modo. Allora, a mio parere ci sono due cose importanti da sapere sempre. Allora, primo è che i brasiliani sono strani. Qui non si tratta di cultura, non si tratta di abitudini, sono veramente strani. Faccio un esempio stupido, ok, che è successo a me. Qualche tempo fa ero qui in casa tranquillo a fare gli affari miei, mi chiamano alla porta fuori. Qui ricordo che le case, non i palazzi, ma le case di solito non hanno il campanello, quindi le persone che sono fuori, che ti devono chiamare, battono le mani, urlano, ti chiamano, fanno qualcosa. Comunque, mi chiamano, vado fuori e trovo una persona, un uomo, che mi chiede di potergli riempire la bottiglietta d'acqua. Va bene, non c'è problema. Torno dentro casa, gli riempio la bottiglietta di acqua fresca e gliela riporto. Non c'è nulla di male, per l'amor di Dio. Però, cioè, questa persona non è il mio vicino di casa, non è un mio amico, è una persona che passava di qua e per qualche motivo mi ha chiamato per riempirgli la bottiglietta d'acqua. Torno a dire, nessun problema, ci mancherebbe. Però immaginate questa situazione in Italia. Siete lì tranquilli a casa vostra, magari davanti al televisore, vi suonano al citofono alla porta. Voi scendete, fate tutto quanto, aprite il portone e trovate una persona che vi chiede gentilmente di riempirvi d'acqua la sua bottiglietta. Sì, lo fate ovviamente perché siete delle brave persone, però cioè, è strana sta cosa. Qualche giorno fa la stessa cosa. Mi chiamano alla porta, vado a vedere e questa volta trovo una donna, una signora, vestita bene, tranquillamente. E mi chiede se gentilmente gli posso dare un coltello e una forchetta. Un coltello e una forchetta. Sì, un coltello e una forchetta perché devo preparare da mangiare e non le ho a casa. Cioè, per amor di Dio, torno a dire, non è il vicino di casa che vi chiede una tazza di zucchero perché l'ha finita. Non è una persona che voi conoscete, è una persona che in qualche modo è passata davanti a casa mia. E mi ha chiesto un coltello e una forchetta.
E pensate che gliel'ho dati, ho preso un coltello, una forchetta del mio servizio, gliel'ho dati perché mi ha trovato così, beh, non so nemmeno come dire, impreparato, che non ho avuto il coraggio di dirgli: oh, guarda, mi dispiace, io non ho coltelli e forchette in più, ho quelle del mio servizio, però fa niente, ho preso un coltello, una forchetta, gliel'ho dati. Questo, ripeto, non c'è nulla di male, nulla di preoccupante, però è strano. Altra cosa da tenere sempre in mente, che purtroppo è vero, è che i brasiliani per i soldi sono pronti a fare qualunque cosa, ma proprio qualunque. Non gliene frega niente se siete parenti, amici, conoscenti, potete essere chi volete, ma loro se possono guadagnare su di voi 1 euro, state tranquilli che faranno di tutto per guadagnarlo. Hanno, per conto mio, un pelo sullo stomaco lungo 1 chilometro, una cosa impressionante. Quindi, caro Giuseppe, a me è piaciuta la tua storia e ti ringrazio di avermela inviata. Tu, come detto, hai questa grande fortuna, cioè di poter rimanere qua in Brasile solo per poco tempo, per qualche mese. Dopo, grazie a Dio, tu puoi ritornare in Italia. Purtroppo per me e per molti altri italiani questo non è possibile, però in qualche modo, come dire, ci dobbiamo adattare alla vita in questo paese e con queste persone. Quindi io rinnovo ancora una volta l'invito di inviarmi le vostre storie, le vostre esperienze. Io spero che il video sia stato interessante per qualcuno e noi ci vedremo come sempre nel video prossimo, ok? Ciao!